all'arbitro. Non è chiaro contro chi rivalersi, la vecchia, la nuova banca, Kosovo, Banca d'Italia, c'è solo confusione, c'è chiarezza nelle nostre menti, vogliamo solo il risparmio che abbiamo accantonato in tanti anni e lo riotterremo con la guerra, guerra al sistema, saremo implacabili, aspettatevi una guerra. Presidente Mattarella ha parlato in maniera molto vaga delle responsabilità e non si è riferito a risparmi, non vogliamo andare davanti ad arbitrati a dimostrare che meritiamo i nostri risparmi accantonati con 40 anni e chi non li merita? La vergogna è soltanto vedere come è salita sul palco della Leopolda, che io, che non ho l'idea politica loro, sono entrata nella Leopolda con tanto di pass, quando il signore mi ha dato il pass e mi ha detto signora se vuole, non è obbligatorio, però può dare un contributo, già fatto e non era neanche tanto volontario, gli ho detto. Sono entrata dentro, era una vergogna, ballavano, cantavano, c'era catering, c'erano pellicce, c'era 40 gradi di caldo, quando le famiglie non hanno soldi e tengano il riscaldamento spento perché non hanno soldi per pagare le bollette. Questa è la Leopolda di Renzi, io sono fiorentina e mi vergogno di Renzi. Il governatore Visco si dovrebbe dimettere, dovrebbe chiedere scusa e Banca d'Italia è responsabile in quanto dovrebbe controllare le banche private, ma come diciamo da tanto tempo Banca d'Italia è un soggetto sostanzialmente controllato dagli stessi istituti privati che detengono la maggioranza. Banca d'Italia non è una banca pubblica nazionale che appartiene ai cittadini, alla nazione, quindi non ha questo potere. Cioè, esiste il conflitto di interessi, come esiste nella famiglia Boschi, esiste in Banca d'Italia. La Consob è responsabile, perché che cosa fa la Consob? Perché non dobbiamo pagare questa gente se non fanno nulla? Che controlli fa la Consob se non si rendono conto che ci sono dei risparmiatori truffati e non intervengono? E in più c'è un problema legato a partiti da destra a di sinistra, soprattutto il Partito Democratico, io lo dico, il PD non è un partito, è una banca, gestisce i nostri soldi, lo fa in maniera poco trasparente, piazza dei prodotti legislativi tossici come il Jobs Act, come le banche piazzano i prodotti bancari tossici e poi a un certo punto verrà ripulita e cambierà di nome, questo farà il PD, prima o poi come la nuova Banca Etruria che si chiama Nuova Banca Etruria si chiamerà Nuovo Partito Democratico, come il nuovo centrodestra, tanto per prendere in giro i cittadini come hanno sempre fatto. Ma la Repubblica sbaglia Mattarella, perché dovrebbe dire un Presidente della Repubblica accettabile per il nostro Stato deve alzarsi e dire Banca d'Italia non appartiene più purtroppo allo Stato italiano, Banca d'Italia è controllata dalle banche private e questo non può succedere. Non è che siccome il Presidente della Repubblica non sbaglia, sbaglia anche lui.